Ciao Daniele, ho deciso di bucarmi, ma sto su un'isola in città. E niente, nel senso che non riesco a rientrare. Ti dico solo che in questo momento i miei colleghi sono diventati dei maiali. Ho stato chiuso in una stalla di sta cicca, ma si è scioccata. Ti giuro, Daniele, che lo so che non è credibile, ma non è una scusa. Lo so che dal tuo punto di vista sembra che io voglio tornare a casa, prima ci provo, ci regali, con questa storia dei suini, ma io veramente sono molto in difficoltà, Daniele. Tra l'altro, se vi dica che così mi viene incontro, perché la nappa dei maiali non la posso abitare. Tu intanto se ti puoi distare, non farei l'uncinetto, secondo me quando arrivo già abbiamo potuto correre nuovo. Dai, ma sto scherzando. Una sola cosa, Penelope, immagino che i croci che stiamo facendo un prestito non indifferente. Beh, se vengo a sapere che ti hanno messo le mani addosso, quando te lo zero sopra di un arco e li faccio fuori uno per uno, ti lascio restare quanto ci dice quei magari. Vediamo che riesco a combinare, dai, ciao, ciao, ciao. Sera. Benvenuti e grazie per essere qua. Mi metto qua in mezzo alle donne cui mi racconto e vi racconto che abbiamo qui questa sera. Allora, in primis io sono Mirko, sono presidente dell'associazione Tra Parentesi. Questa sera teniamo questa conferenza che è un insieme delle varie attività che teniamo in associazione, di cui poi vi condivideremo e informeremo, sul tema delle relazioni pericolose a 360 gradi, con l'occasione connessa a un'edizione che abbiamo fatto come associazione, il viaggio di Penelope, di cui parleranno poi i relatori ospiti questa sera. In primis saluto il sindaco Clara Lavozza, grazie per essere qui. Qui omaggio una copia del libro da lei editato. Successivamente presento l'autrice del libro, Maria Letizia Borgia. E infine presento Federica, che è un membro attivo all'interno dell'associazione, che questa sera vestirà i panni di Alice. Direttamente a lei e buon ascolto e a condivisione. Grazie ancora. Siamo a casa di Penelope perché oggi, questa sera con voi, entriamo nel libro. E quindi vi dico già, vi anticipo, che anche voi sarete parte del libro e comincerete ad essere chiamati in causa da noi a un certo punto di questa serata, di questo evento. Ok? Quindi genereremo dell'interazione. Perciò, per darvi il benvenuto, vi racconto come mai veste i panni di Alice. Allora, Alice, all'interno del libro Viaggio di Penelope, è l'intervistatrice di Penelope, proprio quella Penelope di Ulisse, ok? Bene. E essendo l'intervistatrice, perché va a intervistare proprio Penelope, suscita una serie di ragionamenti e il libro proprio evolve grazie alle sue domande, ok? Che Alice rivolge a Penelope. Dobbiamo immaginare Alice come la parte più delicata e più fanciulla, ok, di ognuno di noi in realtà. E quindi è quella parte che fa domande, è quella parte che vuole scoprire, è quella parte che vuole sperimentare, che ancora deve comprendere. E quindi oggi faremo una serie di domande. Io intervisterò i relatori, intervisterò il sindaco, intervisterò l'autrice, intervisterò il libro, perché Penelope ci dovrà dare delle risposte, e intervisterò voi, ok? Perché il tema di questa sera è assolutamente molto coinvolgente, è un tema che tocca tutti e quindi abbiamo sicuramente necessità di parlarne insieme, non solo parlare di noi o voi, ma anche fare uno scambio. Ok? Allora, possiamo partire.
Dunque, innanzitutto, perché parliamo delle relazioni pericolose? Perché io, in quanto Alice, mi sento in pericolo. Ho bisogno di scoprire come fare in questo mondo, come fare a stare all'interno delle relazioni senza fare male. E oggi cerchiamo delle risposte, questa sera cerchiamo delle risposte. Per primissima cosa chiedo al sindaco Clara se ci vuole dare una sua opinione rispetto alle relazioni pericolose e se vuole fare un suo intervento. Allora, soprattutto da quando sono sindaco, ci si rende sempre più conto di come le modalità di relazione tra le persone sono cambiate. Sono diminuiti i rapporti interpersonali vis-à-vis a quello che stiamo facendo stasera, ma sono aumentate quelle che sono le relazioni attraverso le nuove tecnologie. Quindi non c'è più un raffronto sul momento, perché noi ci relazioniamo con le persone non soltanto con il linguaggio, ma anche con la propria espressione, con la propria mimica. Manca questo. E forse noi cerchiamo di trovare quello che ci manca nella nostra vita in qualcosa che nella realtà non c'è, è nel virtuale. E nel virtuale, nel non potersi confrontare, nel non potersi forse guardare negli occhi un'amica, guardarsi forse davanti a una persona che ti possa dire ehi no, forse sto sbagliando, ma cercandolo in qualcosa che sai forse di principio che è sbagliato, ecco, lì si crea il pericolo, perché tu vai a ricercare qualcosa di effimero, vai a vedere qualcosa che ti dice sempre sì, ti dice sempre ecco, si fa così, ma questo non è soltanto nel cercare, come dire, un consenso a se stessi, ma anche un consenso a livello di vita generale. E questo ti porta forse a fare delle scelte sbagliate, delle scelte a non riconoscere. Ricordiamoci che Penelope non riconosce Ulisse quando ritorna, no? Forse sopraffatta dalla rabbia, forse sopraffatta da anche un senso di tradimento, no? Di questo allontanamento, del fatto di essere lì, di aver dovuto, come dire, rappresentare quel ruolo di donna forte, energica, nascondendo anche a se stessa tutte le sue insicurezze, questa rabbia, questo dolore, ecco, e quindi si sfoga verso di lui e lì vabbè c'è il confronto e quindi ritrova, chiamiamola così, quella che è la realtà, il suo passato, presente, futuro. Ma noi oggi non lo troviamo, no? Perché non sappiamo con chi ci confrontiamo. I ragazzi hanno degli idoli, sono dei modelli. Noi guardiamo il cellulare, guardiamo TikTok, guardiamo quello che ha la vita secondo noi più bella rispetto a qualcun altro e cerchiamo in altri delle soluzioni. Sono tutti amici, sono tutti a prescindere amici, perché basta un sorriso, basta un like per dire ehi, io ci sono come te, e le nostre insicurezze vengono, come dire, forse raggirate da chi è più forte di noi e lì noi ci uniamo, forse uniamo, diventiamo, come dire, dei capri espiatori, forse non so dirlo, ma come dire, delle persone facili da colpire, perché tutto diventa lecito, l'ha detto lui, e lui è così, va bene, certo, ha ragione. Non divento pensante, chiamiamola così, no? Perché è più semplice che qualcun altro ci dica o rappresenti il modello a cui questa società ci impone di forse di rappresentare, no? Perché quando esci dallo schema stai un pochettino rompendo lo schema che erroneamente qualcuno ti ha attribuito. E quindi quando tu esci dallo schema, la persona a cui che al predominio forse è questa cosa che è più forte di te, la rende, la destabilizza.
E quindi voglio dire, adesso il femminicidio è sempre, tra virgolette, se parliamo di quello, è sempre quando qualcuno rompe queste catene. Quando uno, un ragazzo, non si conforma per attitudine, per vestiario, per allora è bullizzato. Perché nella nostra società si fa fatica anche a comprendere la fragilità di un animo diverso dal nostro. E questo io ho capito che è il famoso viaggio di Penelope, no? Un modo per andare alla ricerca di se stessi, trovando mille difficoltà, affrontandosi, tra virgolette, qualcosa che non è più, non la rappresenta più, ma cercando di essere salda, di essere ferma nel suo aspettare questo uomo e nel credere fermamente che quello che lei sta facendo sia la cosa giusta fino alla fine. Questo è quello che penso. Ci ho azzeccato? Ma non lo so, a voi la tua sentenza. Ti ringraziamo tantissimo per l'intervento che non è pertinente mai più e durante lo svolgimento della serata andremo a collegare una serie di puntini, quindi grazie, grazie come Alice e grazie come Federica per aver dato il tuo spaccato, perché era doveroso per noi come associazione tra parentesi e assolutamente anche come relatrici avere uno spaccato rispetto al territorio, cioè come viviamo le relazioni pericolose qui alla Notte Cipriano e chi meglio dei sindaci del nostro paese per dare una sua visione. Bene. Ora interroghiamo il libro, vediamo che cosa ci dice. Apro una pagina a caso e leggo a caso da dove mi è caduto l'occhio, diciamo così. Alice: noi abbiamo contribuito a farlo, il femminile interiore. Sì, ma la scelta è stata la sua. Noi non eravamo pronte ad accoglierlo totalmente. Mancava qualcosa e non ci piaceva farci trovare così fuori posto. Lui ci stava distraendo. Il maschile è egocentrico e vuole tutte le attenzioni su di sé. Se non si sta attente, si finisce per distrarsi da se stessi e dimenticare il proprio femminile, la propria bellezza e la propria realizzazione. Avevamo bisogno di farci apprezzare e lui aveva bisogno di sentirsi desiderato e di desiderarci. Solo nella mancanza reciproca questo è possibile. Così ci siamo allontanati, ma non sei stata tu a definire il tutto, è stato lui. Lui ha il potere. È quello che voleva, è lui che vuole decidere, ricordalo sempre. E qui interrogo voi. Ogni volta che apriremo una pagina del libro, qualcuno di voi magari ci racconterà che cosa ha compreso di questa pagina. Qualcuno vuole fare un intervento? Scusa, volevo chiedere una cosa. Relazioni pericolose hai detto 360 gradi, ma si parla specificatamente del rapporto tra donna e uomo, cioè con la fine del femminicidio, o è ampia la cosa? Non ho capito di che cosa si parla. Parliamo anche di relazioni a 360 gradi. Quindi anche... Parliamo anche di femminicidio, ma parliamo di relazioni a 360 gradi, assolutamente. Sì. Durante lo svolgimento della serata daremo soddisfazione a questo tuo quesito, sicuramente. Qualcuno vuole fare un intervento? Facciamo un'altra domanda al libro? No, io il mio vice sindaco, su. Perché devi tirarmi dentro questa volta? Perché io e te e la nostra assistente sociale, che anche se è nascosta in un angolo, e anche l'altra personalità, li viviamo interamente. È realtà quello che hai detto. Che l'uomo generalmente si muove in questo modo. Che è l'uomo che è al centro dell'attenzione e la donna deve, la parola sbagliata, ma dovrebbe, secondo lui, girare così. Poi forse adesso sta cambiando un po' il modo della donna rispetto all'uomo, infatti abbiamo un sindaco donna. Però il fatto che un uomo riconosca
riconosca questo è in realtà debole, cioè mi preme, scusa se prendo la parola, però mi preme precisare questo passaggio perché anche per rispondere alla signora che ha chiesto questa cosa delle relazioni, le relazioni sono tutte, non sono solo quelle verso uomo-donna, non sono soltanto l'accento messo soltanto sul fatto che muoiono le donne, ci mancherebbe altro, questa è una cosa che non riusciamo a risolvere, però non esiste solo questo di relazione pericolosa. La relazione pericolosa è anche, e lo dico da donna, di una donna che si approfitta di un uomo, ed è giusto che noi almeno nel 2024 questa cosa la affermiamo, abbiamo il coraggio di dircele queste cose. Quindi il fatto che però sia un uomo ad ammettere che l'uomo stesso, maschio, deve fare dei passaggi è lodevole. Quindi adesso al di là delle battute ci ridiamo e ci scherziamo, però significa che stiamo veramente in un momento in cui bisogna parlarne insieme di questi argomenti. Quindi ho preso questa parola, permettimi però, mi sembrava importante sottolineare questo passaggio. Poi nella serata sicuramente la spiegheremo meglio. Prego, Alice. Tenetevi pronti, perché apriamo un'altra pagina. E chi vuole intervenire lo potrà fare. Ogni donna ha la sua tela, tessere, antica arte del tutto femminile. Come si comincia un lavoro? Prima di ogni altra cosa si fa un progetto, o meglio, un'idea di massima, mettendosi davanti il fine da raggiungere. Tutto il resto è materiale che occorre per realizzarlo. Dovrebbe essere più o meno così. Penelope vive accanto a noi costantemente e seppure non intende più rilasciare altre dichiarazioni, è sempre pronta ad aiutarci e farci vedere aspetti della nostra vita che, da dentro, non riusciamo a vedere con chiarezza. Anche Alice sta crescendo. Ne sono fiera. Da tutto questo chiacchierare ne ha tratto un gran beneficio. Sta agendo e predisponendo ogni gesto per la sua ed anche per la mia realizzazione. In fondo, io sono il risultato dei miei anni e di tutte le esperienze fatte fino a qui. Ma se non ci fosse Alice, che è disposta invece a crescere costantemente, io sarei chiusa dentro la gabbia del condizionamento dell'età. La scuola di Penelope funziona, ma prima o poi ci dovrà insegnare come si fa a diventare Penelope. Lei non è una che aspetta, lei è una che agisce sempre, senza stancarsi mai, e anche a rimanere ferma su se stessa, come una ballerina sulle punte, è comunque un'azione. Molto bene, con quello l'intervento che ho fatto prima. Qualcuno vuole intervenire su questo passaggio? Cosa significa per voi? Sia in questa pagina che nella pagina scorsa, cioè ci sono miriade di pensieri che corrono, ma poi magari è difficile non avere sotto mano rileggere il testo, perché comunque complimenti per la lettura perché è scritto molto bene, ma talmente i pensieri corrono veloci che poi si fa fatica anche a metterli insieme. Penelope è la donna dell'azione, cosa che adesso magari con i mass media, per cui computer e cellulare, non c'è più quell'azione di Penelope. Guardiamo le azioni degli altri e ci aspettiamo che gli altri facciano l'azione. Non entrando in relazione con gli altri, cioè prima, come diceva il signor sindaco, si entrava direttamente in azione, no? Io mi ricordo quando ero piccolina, chiunque poteva riprenderti, se nella società, nel paese, un paese come Leonardo e Ceppino, poteva riprenderti se comunque ti stavi comportando male. Adesso non lo puoi più fare, non lo puoi più fare veramente, sia da parte degli educatori, ma anche di una persona normalissima che passa e vedi che stai facendo un'azione che non è congrua per quello che... Non lo puoi più fare, allora è pericoloso farlo, lo puoi fare a tuo discapito. Cioè, è una delle relazioni pericolose. Esatto. Cioè, lo puoi fare a tuo discapito. Tante volte ci provo ancora, sì. Però mi rendo conto che poi tante volte... È difficile, certo. Non è così facile. Io ho fatto la catechista per molti anni, e veramente negli ultimi anni
io ho abbandonato perché era diventato, non era più il messaggio che volevi passare comunque di amore, perché è quello, tra virgolette, quello che poteva essere, ma veramente erano più i pericoli con i genitori che anche... E quindi io poi ho abbandonato. Ah, perché queste sono le relazioni pericolose. Sì, grazie. Grazie. Sì, io volevo proprio fare un'analisi del brano, che mi hanno colpito due aspetti. Il primo aspetto è come per che c'è una fase di programmazione, no, all'inizio, e che per me è bellissimo. Uno si fissa l'obiettivo e deve fissare i passaggi per raggiungere questo obiettivo, e questo mi piace molto. Secondo, l'aspetto che mi ha colpito, questo rapporto del mentore, che per me è fondamentale, perché è meraviglioso quando delle persone, degli uomini e donne di valore danno dei messaggi, aiutano le giovani neve a crescere nel bene, con consigli saggi, con esperienze, ecco. Quindi mi ha colpito molto ed è proprio anche nelle mie vene, complimenti davvero. Grazie. Intanto colgo l'occasione per presentarti Nicola Bergamaschi di Edizioni Mi, coeditore di tra parentesi SDAPS, abbiamo editato insieme e dopo andiamo a dare un po' lo spazio. Benissimo, vi vado a introdurre un'altra pagina. Penelope. Dunque, arriverà anche a lui il desiderio di te, affinché voi possiate iniziare a conoscervi davvero, seppure rispettando ognuno i tempi dell'altro, senza invadenza né mosse brusche, che possano alterare l'armonia che entrambi perseguite e vivete stando insieme. Questo nettare deve e dovrà continuare a nutrirvi. Alice, se lo dici tu, ci credo. Penelope, è bene che tu lo faccia, perché è ora che tu sia felice. Alice, di questo ne sono certa anche io, grazie di tutto. Penelope, ricordati che il nostro è uno scambio, e dunque anche io ringrazio te. Buonanotte, e preparati a domani, che per te sarà un giorno importante. Qualcuno vuole intervenire? Cosa ci racconta questo passaggio? Riavviso e vince che si è in continua trasformazione all'interno di quello che ne è una dinamica, all'interno di quello che ne è una relazione. Quindi il dialogo che c'è all'interno indica la volontà di trasformare qualcosa che magari apparentemente va già bene, che però potrebbe cambiare, modificare per fattori interni o per fattori esterni, derivanti sia da una parte sia dall'altra. C'è relazione, parla di che c'è legame, ma questa cosa deve essere alimentata, modificata, addolcita di volta in volta per stare dietro quello che può essere un cambiamento. Grazie. Mai avrebbe stato ascoltato, quindi ci invita certamente a riflettere su questo. E anche qua, il fatto che lo dica un ragazzo nuovo in crescita, un uomo in divenire, anche qui è lodevole. Questi uomini finalmente si stanno riscattando. Si sono persi un po'. Bello quello che hai detto, non in crescita, in divenire. Che significa maturare, cambiare? Perché crescere sembra quasi è dato per scontato come segno di maturità, no? Da piccolo diventi grande. Invece no, il divenire è proprio il mutarsi delle cose, come nelle relazioni. Che tu hai detto una cosa giusta, appare così, appare forse troppo scontato, ma io dico la famiglia del mulino bianco, l'erba del vicino è sempre più bella, apparire questa cosa che nella realtà invece non è proprio così. Beh, Penelope ti direbbe sarebbe l'inganno di Ella di Troia. È vero. Ok? Perché su questo Penelope c'ha qualcosa da dire, però dovete andare a leggere nel libro, perché ha fatto degli scoop particolari in questa intervista, tra cui su Ella di Troia, ce l'ha ovviamente un pochino con Ella di Troia, giustamente.
cioè a causa sua si è trovata lasciata da sola e si è trovata il nemico in casa perché Ulisse è andata a difendere qualcun'altra e non la sua casa. E quindi l'apparenza, appunto. Soprattutto Ulisse non voleva neanche partire. Beh, insomma, è stato costretto, insomma, e qui su Penelope ce l'ha da dire. Su questo anche Penelope ce n'ha da dire alcune, insomma, c'ha la sua. Si è lasciato prendere la mano. Si è lasciato prendere la mano, esattamente, perché si è distratto un attimo. Bene, siamo tutti curiosi di sentire invece le parole dell'autrice. Quindi vi presento Maria Letizia Borgia, autrice del libro Il viaggio di Penelope e non solo, anche di altri libri, poi ne parleremo durante la serata. Un intervento sulle relazioni pericolose, cosa sono per te? E parliamo di relazioni a 360 gradi. Che è un tema, cara la mia Alice, mia spina nel fianco, anche nel lavoro, perché insomma io mi sono ritrovata ad avere materializzata la mia Alice. Dopo averla messa all'interno del libro, me la sono ritrovata nella vita e ci lavoro anche, e è veramente la mia Alice, nel senso la persona che stimola costantemente la mia creatività, ma anche non mi permette di rassegnarmi, non mi permette di rimanere ferma, di rimanere stagnante. E quindi è un po' come dire ti sei allevata la serpe in seno, insomma è stata questa qua praticamente la situazione. Quindi cara la mia Alice, il tema delle relazioni pericolose mi sta molto a cuore da tanto tempo, cioè già da quando questo primo libro fu scritto nel 2002, quindi un libro vecchissimo che sembra in realtà stranamente ancora moderno, perché per me, per quanto mi riguarda, rispetto anche a quello che stavo scoprendo, a quello che stavo cercando di osservare nelle dinamiche relazionali, le relazioni pericolose sono oltre, appunto, come dicevo, il ragionamento prettamente maschile e femminile, cioè le donne che vengono in qualche modo sopraffatte dagli uomini. Purtroppo non è solo così, e purtroppo le relazioni pericolose partono da se stesse, da se stessi. Cioè quando noi come esseri umani siamo scollati da noi stessi, cioè non abbiamo coerenza con il nostro valore interno, senza rendercene conto attraiamo il nemico in casa, esattamente come appunto presi in prestito tanti anni fa la metafora di Penelope e di Ulisse, ovviamente vista dagli occhi di Penelope perché mi interessava di più, cioè erano tutti di questi maschi, volevo andare a vedere che cosa pensava invece la donna in questione. E proprio come Penelope a un certo punto che si ritrova il nemico in casa, cioè assediata a causa del fatto che uno dei due se n'era andato. Ma la sorpresa, intervistando Penelope, vi do solo questo scoop, il resto ve lo dovete leggere nel libro, perché sennò un autore che lo scrive a fare un libro se non lo legge, quindi chiaramente insomma lo dovete leggere. Lei invece nell'intervista rivela ad Alice che in realtà è stata lei a cacciarlo, cioè lei dice io l'ho mandato via, sono stata io a mandare via Ulisse perché non ne potevo più, non ne potevo più di avere accanto un uomo insoddisfatto, non ne potevo avere più di avere accanto un uomo che non aveva capito cosa volesse fare da grande, quindi si doveva andare a cercare, tra l'altro anche nella simbologia omerica, se qualcuno ha studiato un pochino più da dentro l'Odissea, Odisseo significa colui che cerca se stesso, quindi comunque anche Omero questa cosa l'aveva, cioè voglio dire, non si era sbagliato, l'aveva scritta anche lui questa roba qua, e lo caccia dalla teca dell'Io, cioè dall'Itaca, lo manda via, con te lì, vai a cercare, un po' come facciamo noi qualche volta con i nostri compagni della serie, vai amore, vai a trovare qualcosa fuori, così io intanto mi metto il bigodino in testa, mi rifaccio bella, cioè mi riapproprio di me. Quando noi donne, che in realtà lo so che potrei sembrarvi anacronistica e dirvi cose che vi piaceranno poco, però anche grazie a quello che ho studiato su oltre 27.000 casi nel mondo, io sono convinta che noi donne abbiamo un grande potere e questo potere a volte non siamo in grado di gestirlo nel modo corretto.
e proprio perché non siamo in grado di gestirlo, diventiamo Circe, diventiamo le sirene, diventiamo tanti femminili che non ci appartengono, e questi femminili poi attraggono diverse modalità, tra cui le reazioni pericolose. Cioè, siamo noi, qui sto parlando di, non di colpe, eh? Cioè vorrei non essere fraintesa, sto parlando di forza che noi non siamo capaci di gestire. Quindi non sto, lo dico con chiarezza in modo tale che non ci siano equivoci, non sto affermando che quando accadono eventi tragici è colpa delle donne, me ne guarderei bene di affermare questo. Sto però affermando con tutta la mia coscienza e tutta la mia esperienza di quasi sessantenne che noi donne non ci rendiamo conto di cosa generiamo, anche sotto forma di reattività, negli altri, in modo particolare nel maschile, che ha delle caratteristiche tali per cui quando avverte un certo tipo di comportamento reagisce distruggendo. E di questo io ho portato prove matematiche, nel senso che il mio sistema è un sistema scientifico, non è un penso che sia così. Con questo ripeto, perché non voglio finire su nessun giornale e non voglio finire per essere accusata di cose che non ho detto, non sto assolutamente affermando che è colpa delle donne e che l'uomo è la vittima della situazione. Parto dal presupposto invece che qui non ci sono né vittime né carnefici. Esistono invece delle relazioni tossiche che noi inneschiamo senza renderci conto. E per relazioni pericolose, per quella che è la mia esperienza, e nel libro questo è molto esplicitato, nel senso che Penelope l'ha già detto nel 2005, figuriamoci cosa penso adesso dopo 18 anni, penso e posso e sono in grado di affermare attraverso tantissime sperimentazioni che ho fatto, sono un'esperta di paradigmi del comportamento, dei sistemi di cui parlava la sindaca, come si chiama? Clara, va bene. Noi ci ritroviamo senza renderci conto all'interno di schemi dei quali schemi però noi donne avremmo la possibilità di modificare alcuni parametri, perché è del femminile l'arte della tela, è Penelope che costruisce la tela, è Penelope che tiene a bada i troci, è lei che ha la forza, una grandissima forza di governo. Quindi il messaggio che in realtà io mi sento di portare, ecco perché mi preme molto parlare di questi argomenti, è proprio quello di far riappropriare le donne di questo potere, perché noi abbiamo una serie di sensori, e anche qua preciso, io non voglio essere etichettata come femminista, non mi interessa questa etichetta e lo affermo con grande forza, perché penso che soprattutto in questa epoca la soluzione non sia contro. La soluzione è con, sta proprio nell'alleanza tra maschile e femminile, in modo particolare con noi stessi, con il nostro maschile, con il nostro femminile interiore, cioè la mia parte maschile, la mia parte femminile. Quando noi non risolviamo questo, diventiamo persone aggressive. E un uomo, per quanto possa essere buono e generoso, se si sente aggredito, reagisce. Perché è la sua natura, il maschio ha la natura competitiva, è stato costruito, che ci piaccia o no, per fare le guerre. Quando si aggredisce, e questa aggressione venga da una donna o venga da un uomo, alza la spada e taglia la testa. È sbagliato? È giusto? Non lo so, io non sono un giudice, non sono in grado di stabilire questo. Io sono consapevole che sto facendo delle affermazioni strane rispetto ad argomenti del genere. Però mi sento anche in dovere di portare questo tipo di messaggio, perché credo da molti anni, da 18 almeno, da quando ho scritto questo libro la prima volta e ho iniziato a lavorare con gli esseri umani sul comportamento umano, che la soluzione passi attraverso un'educazione relazionale. E l'educazione relazionale passa attraverso l'alleanza tra maschile e femminile, non la tifoseria del stiamo tutti dalla parte delle donne o stiamo tutti dalla parte degli uomini. Per dirvela breve, e così capite il mio pensiero e capite anche che cosa c'è all'interno del libro, se mai avreste voglia di leggerlo, se noi partiamo dal presupposto che
dobbiamo fare la tifoseria. A un certo punto gli uomini uccidono le donne, ok? E lo stanno facendo, lo fanno da secoli, adesso se ne parla di più perché ci sono tanti, tanti strumenti per poter diffondere questa cosa. Poi a un certo punto noi uccideremo gli uomini, perché comunque li mettiamo in carcere, perché comunque li castriamo, perché comunque decideremo di in qualche modo costringerli a cambiare la loro natura, non il loro comportamento. E chi ci rimane? Chi ci rimane su questo pianeta? Se i maschi uccidono le donne, se i maschi uccidono le femmine i maschi, ne rimarrà solo uno tipo Highlander, tipo non so, cioè qual è la fine di questo? Io vedo una fine estremamente pericolosa. Questa è un'altra di quelle relazioni pericolose. E allora che cosa penso io delle relazioni? Tutto è relazione. Relazione significa entrare in connessione, interconnettersi tra persone e cose e tra e interessi. Quindi sono convinta che bisogna ricominciare. E questo a me lo ha insegnato Penelope, è stato, lo dicevo prima, il libro è stato, lo è ancora oggi, questo libro, nonostante io ne abbia scritti altri, mi dà ancora insegnamenti. Io quando lo apro trovo ancora delle informazioni che mi fanno evolvere, che mi fanno trasformare. Io stessa sono in divenire. Questo è un libro che ha cambiato molto anche me e che quando lo scrissi la prima volta, in realtà non ero poi così convinta che quello che c'era scritto io riuscissi in qualche modo a digerirlo. Dopo 18 anni con un po' di esperienza in più, posso dire che credo che sia, non dico l'unica via, ma è quello di cui io forse mi sono anche convinta. La via dell'alleanza tra queste due forze che sono dentro di noi e che quindi se noi lavoriamo sul nostro essere, sul nostro comportamento, impariamo a riconoscere i segnali di pericolo. Quali sono i segnali di pericolo secondo quello che io penso, secondo quella che è la mia esperienza anche meccanica? Sono le reazioni che noi abbiamo in presenza di alcune persone e le reazioni che le persone hanno in nostra presenza. La reazione è un segnale di pericolo che dovremo imparare a riconoscere. Se io imparo a riconoscere il segnale della presenza di rabbia in una persona, e vi posso garantire che ci sono segnali chiarissimi di questa presenza, ho la scelta di potermi allontanare da quella persona. Perché, per quale motivo io devo essere obbligata a frequentare una persona che è piena di rabbia sua, che non ha niente a che vedere con me, che però come io sbaglierò a muovermi, quella persona mi scaraventerà addosso. Quindi non è il fatto che quella persona sia arrabbiata il problema, perché quella persona è libera di avere la sua rabbia, ha i suoi motivi, ha le sue ragioni per essere arrabbiata, chi siamo noi per giudicare le sue motivazioni, ma io invece ho la scelta, se riconosco questo segnale, di non stargli accanto, oppure di farlo proteggendomi, cioè riconoscendo il confine attraverso il quale io non mi metto in pericolo. Non so se riesco ad essere chiara, ok? Quindi io sono padrona della mia esistenza, nessun altro, che era un po' quello che diceva anche Clara prima, cioè dobbiamo riappropriarci di questo potere di autoaffermazione, di pensiero critico, che non è sempre verso gli altri, cioè non è sempre, adesso faccio una battuta per stemperare un po' Sanremo, le polemiche, cioè questo pensiero critico dovremmo iniziare ad adoperarlo per la nostra salvaguardia, per la nostra salvezza. E salvezza significa, se io avverto che quella situazione mi mette disagio, mi mette fastidio, mi mette timore, perché io devo andare a... perché mi devo mettere in quella condizione di pericolo? Qual è il meccanismo che mi obbliga a forzarmi a frequentare persone, donne, uomini indistintamente? Lo ripeto, qua il problema non è nei confronti del maschio, o perché le relazioni pericolose potrebbero essere anche all'interno di una dinamica lavorativa. Cioè ho il mio capo donna che mi vessa, che mi bullizza. Perché? Non è possibile questa cosa? Assolutamente possibile. E magari lo fa persino in maniera più subdola di un uomo che invece in maniera palese ti tratta male. Quindi
Anche qua mi rendo conto di essere antipatica quando dico queste cose, però io le voglio affermare, perché non è questa la via della soluzione se continuiamo a fare il fazioso, cioè essere da una parte piuttosto che da un'altra. Credo che dovremmo essere dalla parte dell'essere umano, e questo è il mio messaggio, ma è anche quello che appunto io ho studiato e ho dimostrato tecnicamente, e sono in grado di poterla dimostrare questa parte. Per cui sono convinta che c'è ancora tempo per l'essere umano, uomo e donna che sia, per educarsi alla relazione, per non essere costretto a fuggire come Ulisse per cercare se stesso, lo può fare senza andare a cercare le varie distrazioni, così come Penelope lo può fare questo recupero di se stessa senza dover in qualche modo essere costretta a cacciare via la sua parte maschile. Quindi come si fa? C'è tutta una serie di cose che può fare l'essere umano, ma in ogni caso dovremmo, qui lo so che anche qui è una cosa abbastanza buffa, c'è una parte di noi, che è quella che in qualche modo nel libro viene interpretata da Alice, che è una parte estremamente sensoriale. Alice nel libro è un personaggio, ma è un personaggio, cioè parlano tutti nel libro, quindi a un certo punto voi troverete dei personaggi assurdi che comunque diventano protagonisti del libro, lo siete anche voi. C'è una pagina bianca alla fine di ogni capitolo dove viene chiesto al lettore di scriverci quello che vuole, pure gli insulti all'autrice, quindi siete liberi di scriverci anche la mannaggia, la miseria, che cacchio, lo potete fare. Quella pagina bianca è stata proprio fatta per voi. E Alice però è la nostra salvezza, è quella parte di cui siamo dotati tutti, uomini e donne, indistintamente, che ha la forza di farci fare le domande. Le domande della serie, ma sono sicura che questa cosa è adatta a me. Voleva parlare, ti volevo semplicemente dire, adesso non mi ricordo in quale momento, che secondo me nelle relazioni pericolose la cosa, la base principale è la solitudine, la paura di rimanere soli. Quella è la cosa più devastante. Allora mi accontento, magari cambierà, per non rimanere soli si va avanti. E questa è la cosa più sbagliata. Oltretutto siamo soli, una volta c'era l'amica del cuore che te la portava dietro. Adesso fai fatica anche a capire se l'amica del cuore riesce ad essere sincera. Certo. Perché effettivamente siamo circondati da tante persone. I social che ci fanno capire che siamo circondati, ma siamo soli. Siamo diventati dei nuclei, dei tanti microcosmi, come diceva Platone. Ecco. Questo potrebbe essere persino intenzionale, ma non apro questa parentesi perché non è la serata giusta per poterlo fare, ma se vorrete un giorno potremo approfondire anche questi temi, nel senso che ci sono dei movimenti antropologici. Io sono abituata ad osservare i movimenti delle popolazioni dal punto di vista di paradigma, e è comunque, c'è stata a un certo punto la tendenza degli esseri umani ad isolarsi, e questo è stato anche frutto dell'effimero benessere economico, cioè più siamo dentro un benessere economico, più siamo convinti che stare soli ci fa bene, soli nel senso di isolati, non di solitudine. Proprio è come dire direttamente proporzionale a questo fenomeno dell'eccesso di un benessere effimero, perché appunto non è un benessere reale. E la solitudine è sicuramente un argomento importante, ma la solitudine si sconfigge se la persona si riesce a scoprire, si ama, ma scopre che dentro ha almeno 30 personaggi, cioè dentro di noi ci sono talmente tante parti che essere soli è veramente anche questa frutto di uno schema mentale. Perché se una persona inizia un dialogo con se stessi, com'è che c'era? Tutti, nessuno 100.000, nessuno 100.000, 100.000 euro. Esatto. E noi siamo, certo, siamo tante parti dentro di noi, e se iniziamo a fare un dialogo serio con noi stessi, vi posso garantire che la solitudine è l'ultima delle cose che voi potrete provare nella vostra esistenza, perché è una scoperta continua con se stessi. E l'osservazione di sé, anche qua in maniera leggera, non in maniera da fustigatore, cioè con una sorta di giudizio, ma proprio come dire, scopro parti di me
nell'età diversa, negli anni che passano, scopro parti di me che prima non avevo, scopro delle conoscenze che prima non avevo, ma in realtà scopro anche parti che pensavo di non avere. Secondo quello che io ho osservato nei 27.000 casi che ho osservato nel mondo, quindi insomma un po' di gente l'ho incontrata, quello che noi immaginiamo come il nostro maschile, la nostra parte maschile, che in Oriente è molto evidente, no? Il ragionamento tra yin e yang, quindi queste due parti contrapposte, non è altro che il nostro comportamento. Quindi il maschile ce l'abbiamo tutti, e invece il nostro femminile è la nostra parte che raccoglie i sogni, i desideri, le sensazioni. Quindi l'essere umano è composto da maschile e femminile. E non c'ha bisogno teoricamente di andarlo a cercare fuori, perché in realtà ce l'avrebbe già dentro. Quando è che lo va a cercare fuori? Quando? O, come diceva Clara, pensa di non avere niente, allora ha bisogno di la famosa mezza mela, cioè sono metà e allora ho bisogno dell'altra metà, quando invece noi siamo già interi, non è che siamo metà, cioè non è che camminiamo con una gamba sola, un piede solo, ok? Siamo degli interi. E andiamo invece, dovremmo andare a cercare l'altro come corrispondente, come completamento di qualcosa che già siamo, è come dire un accessorio che abbellisce già la mia vita che è completa. E io ritorno nelle relazioni pericolose al potere, e guardate che questa cosa, a parte che nel libro è estremamente espressa, ma veramente il femminile ha un grande potere. Un potere anche, non sto parlando di poteri soprannaturali, di superpoteri, parlo di quello che la donna già sa fare, la famosa tela di Penelope, quindi inizio già con il libro perché così almeno non annoiamo, la famosa tela di Penelope è una grande abilità che ogni donna ha nel coordinare tante cose contemporaneamente. Qui ci sono tante donne stasera, quante di voi questa cosa se la riconoscono? La capacità di coordinare contemporaneamente più cose. Alzi la mano chi questa cosa la sa già fare. Una. Multitasking. No, ma adesso arrivo anche al maschile, perché quando io scrissi questo libro la prima volta, io fui accusata di maschilismo, ok? Quindi giusto per farvi capire come viene interpretato, la percezione come viene interpretata. Perché invece nel libro io vi difendo tanto. Difendo molto, ma non io difendo. Penso che alla base di quello che c'è oggi il problema più grosso sia l'educazione, ma l'educazione al rispetto delle persone, che sia maschio o femminile, o femmina. Cioè, il problema più grosso è quello lì. Sono convinta. Devi rispettare le persone, la persona che sia. Ma se non sanno rispettare se stesse, le persone come fanno a rispettare gli altri? Però se tu non parti dal principio di volerti bene, di accettare te stessa, di non dover cercare l'accettazione in altro, nello sfogarti, tra virgolette, di quella che tu reputi la tua mala sorte, con qualcun altro che ti dice, sta lì così, dice, ah sì, è vero, ah sì, è vero, perché di qui, perché di là. Se tu non ti vuoi bene in quel senso, non riuscirai mai a trovare tuo equilibrio, e questo è in realtà quello che voglio aggiungere, è anche questo, ma voglio aggiungere anche che noi poi, senza renderci conto, e questo lo facciamo sia se siamo maschi sia se siamo femmine, quindi uomo o donna indistintamente, e altro, perché appunto qui non è una questione di genere, non è una questione di sessualità, di scelte sessuali, anche questo in questi periodi preferisco specificarlo, perché non vorrei anche qua essere, cioè che mi vengano attribuite informazioni errate. Qui non si parla di scelta sessuale o di genere, si parla di forze di cui siamo tutti dotati. Tutti abbiamo queste energie interne, indipendentemente da con chi scegliamo di andare a letto la sera o come vogliamo vivere la nostra esistenza. Sono nuda, mi piace esserlo, così almeno siamo in qualche modo trasparenti, però parliamo di cose di cui siamo tutti dotati, esattamente come il fatto che abbiamo comunque altre attitudini, altri talenti, ok? Quindi quando io parlo di potere femminile, che quindi anche il maschio, anche l'uomo ce l'ha, è la capacità di coordinare più cose contemporaneamente. La donna ne è più dotata, e questo non vuol dire che è più intelligente,
vuol dire che sa, più, sa fare più di queste cose, così come il maschio, il maschile, quindi l'uomo, è dotato di più forza fisica, è dotato più di una capacità competitiva. Quindi è una distribuzione di attitudini comportamentali. E qua è inutile che le contestiamo, è inutile che diciamo siamo tutti uguali, vogliamo essere tutti quanti uguali. Secondo me, una cosa che si è persa tra uomo e donna, l'uomo secondo me è migliorato sulla percentuale di uomini, con il cambio di generazione, gli uomini sono migliorati verso le donne, in percentuale intendo, no? Perlomeno. Da quello che vedo io, gli uomini della mia età, verso le donne sono più pacati, cioè se devo paragonare a mio padre che aveva 90 anni, è completamente diverso. Certo. No? L'uomo è cambiato, penso, in meglio. Poi chiaro ci sono, ma sulla massa l'uomo secondo me ha perso un pochino la mascolinità, cioè la parte maschile che dovrebbe tenere. Io faccio sempre un esempio con il sindaco. No, quello. Che quando una donna tradisce il proprio uomo, va con un uomo più forte del suo a livello di presenza, di mascolinità, intendo io. Secondo, io ho questa mia teoria mia personale, dopo. Però secondo me l'uomo è migliorato verso la donna nel capirla, nel comprenderla, nel dargli un po' più spazio rispetto a una volta. Gli sto parlando di differenza generazionale. Per farla un pochettino, questo quando mi ha detto ne parliamo, perché ci siamo trovati ad analizzare così casi o situazioni di amici dove ci siamo detti non può essere possibile perché, e fare un paragone tra virgolette tra quello che era al di fuori, giusto, perché è successo sabato scorso con sua moglie in macchina mentre ci parlavamo di questa cosa, una cosa che era successa nel pomeriggio, ma che era successa anche tipo 6 mesi prima, del tipo che non ce lo spiegavamo. E non riuscivamo a capire, e non facciamo fatica forse, giusto, a capire come mai una persona scelga l'opposto in toto come donna di quello che tu giudicheresti dal di fuori l'uomo perfetto. Cioè tu dici, caspita, adesso parliamo viceversa, ecco, tu dici, caspita, tra quale famiglia, figli, la qual è la scelta? No, sono stanca, no, non mi sento realizzata, no, perché vado di là. E cos'è là? È tutto opposto, certo. Giusto? È tutto l'opposto, e ti rendi conto che in quello che tu pensavi che ci fosse, quello che definisco io la famiglia del mulino bianco, quello che è, nella realtà è soltanto mera apparenza. Mera apparenza, oppure una ricerca di se stessi, certo. Perché non si è, tra virgolette, trovato un equilibrio in quello che è forse un ruolo che ci impone la società, della famiglia, marito, moglie, figli, non lo so. Ecco, non si è trovato in quel stare bene, quel senso di appartenenza, di, come dire, di, non so, di equilibrio, chiamiamolo così, e si va a cercare al di fuori in qualcosa che è talmente lontano dalle proprie, quelle che noi reputiamo cose. E l'altro si va a cercare la propria frustrazione, giusto? Non si va a cercare in quel caso specifico. Io, siccome la persona me l'ha comunicato, la sua vicenda me l'ha comunicata personalmente, io ho dovuto. Ha reagito male. Subito un bel pugno, che per una settimana, okay. No? Perché ritenevo veramente una scelta sbagliata. Poi, una relazione pericolosa. Ma sì, ma perché pericolosa? Non il problema è che se io devo andare... Lui mi ammazza lei, no, con lei... Facciamola più semplice. Facciamola più semplice. Facciamola più semplice. Ciò che non mi fa evolvere. Se io sto da 20 anni con una donna, no, cioè con mia moglie,
ne conosco un'altra, di sicuro avrò più cose da dire a quell'altra per un periodo di tempo, ma poi alla fine avrà gli stessi problemi che ha mia moglie, magari neanche di più, certo. No? E si aggiunge il fatto di avere il percorso dall'altra parte da portarsi dietro, no? E io mi trovo veramente, quando uno molla per una banalità, una vita intera, cioè secondo me il cervello è staccato. Cioè, è Ulisse che va a salvare la Troia invece di stare con Penelope, è sempre quello. Se vogliamo dire, cioè, le apparenze sono apparenze, nessuno sa cosa c'è oltre la soglia di una casa. Per l'amor di Dio. No, nessuno era proprio lì, nessuno giudicava nessuno, nessuno sa niente. Io avevo la possibilità di affrontarlo e quello che dovevo dirgli gliel'ho detto in faccia, quindi tutta l'analisi della sua vita gliel'ho detta, e l'unico lato di diverso che poteva trovare addirittura mi sento più suo figlio che andiamo a cercare suo marito. Quello che pensiamo che ci manchi, questa è proprio la sintesi stretta. Il problema è che se a mancarci è il rispetto di noi stessi, incontriamo persone che ci faranno del male. Questa è proprio detta in sintesi stretta sul tema delle relazioni pericolose. Se posso aggiungere una cosa a quella che diceva prima lei, che diceva che le donne sono in grado di coordinare eccetera, però le donne hanno la, chiamiamola pretesa, oppure la coscienza di poter cambiare il proprio partner, ed è una cosa per me veramente terribile. Questo non è i nostri poteri. Infatti, è una cosa che non è il nostro potere, sicuramente, però abbiamo la pretesa, come se fossimo, chiamiamole crocerossine, come se fossimo missionarie, come se fossimo delle maestrine, eccetera, eccetera, perché noi donne, cioè come se fossimo delle mamme anche nei confronti dei nostri compagni. Questa è la cosa che, perché una non lascia, oppure non riesce a vedere, come diceva lei, la pericolosità del rapporto, perché noi pensiamo sempre, ma no, a noi non succede, perché io sono diversa, io glielo faccio capire, io lo capisco, io sono diversa, a me non capita, perché i fatti di cronaca, quando si guardano, non si pensa mai che possano capitare a noi, perché noi siamo diversi, noi siamo, cioè, arriviamo prima, no? Non succederà mai, gli do l'ultima possibilità, perché in quel caso lì, senz'altro, lui cambierà, ma no, non è vero. E questo è che dobbiamo fare tra e posso darti del tu, ti dammi pure del tu, e ti ringrazio, perché in realtà la relazione pericolosa è proprio anche quella dove i ruoli sono scomposti, cioè io sono con il mio compagno, sono con la mia compagna, e invece di fare la compagna faccio la mamma, faccio la maestrina, faccio il manager, cioè impongo un ruolo non adatto a quella relazione. E anche quella è una relazione pericolosa. Pericolosa non vuol dire semplicemente che finirà, che qualcuno muore, perché comunque esiste anche una mortificazione interiore. Una persona non è detto che muoia fisicamente, può morire anche internamente, dal punto di vista di dignità, può morire, possono morire i sogni, può morire la propria prospettiva di vita, è comunque una mortificazione, e quella paradossalmente è persino più pericolosa perché è meno visibile, no? Quindi se una persona ci dà un pugno, quello lo vediamo con chiarezza, se ci ferisce fisicamente la percepiamo subito, è dolorosa, ma è anche per paradosso più facilmente risolvibile. Se invece viviamo una condizione di mortificazione interiore, e questo vale che noi siamo uomini o donne, perché la mortificazione vale per tutti, questa è una cosa che noi non vediamo immediatamente, ma ci lascia talmente dentro una crepina, una cicatrice tale per cui improvvisamente le nostre reazioni ad un certo punto esploderanno. Quante volte abbiamo sentito sui fatti di cronaca dire: quella era una persona insospettabile, da quella persona, e anche qua ribadisco, indipendentemente che sia uomo o donna, a un certo punto quella persona ha fatto una pazzia, ok? E questa pazzia non necessariamente si trasforma in omicidio, perché anche lasciare una famiglia, quello che stavi raccontando tu, improvvisamente sul lastrico per andare dietro a una più giovane, a uno più giovane, lo fanno, facciamo anche noi donne, questo non è una per fortuna, dico io non lo so,
una serie di punti interrogativi. Io sono vecchia quanto Penelope, quindi faccio un po' fatica, devo dire, a stare all'interno di alcune modernità, e lo so che lo sono, e me ne vanto anche, sono vintage per certi versi, però la mortificazione invece ci parifica, riguarda tutti, è una cosa che dovremmo evitare di fare, sia da donne che da uomini. Perché? Ma questo dipende molto anche dall'educazione che abbiamo ricevuto finora. Infatti. Perché se guardo l'educazione che ho ricevuto io e poi la paragono a quella che ha ricevuto mia madre, e le porto un esempio: mia mamma era nata nel 1924 e lei era una figlia di Maria cosiddetta, no? Perché c'era questa categoria, chiamiamola, delle figlie di Maria, avevano un manualetto che io e lei ha conservato. E io l'ho fatto leggere a tante mie colleghe quando ero al lavoro molto più giovani, ma per capire come siamo arrivati a questi punti, cioè perché noi siamo sempre state donne sottomesse ai mariti, perché? Perché c'erano queste associazioni, queste cose. Se lei legge questo libretto del manuale delle figlie di Maria, cioè è terribile. Io dico, capisco perché mia mamma mi diceva certe cose, non era colpa sua. Certo. E di come è stata educata. E sta poi a noi gestire questa cosa. Perché quando leggi che le donne quando andavano in giro non potevano guardare gli uomini negli occhi, certo, dovevano abbassare il guardo. Purtroppo ci sono paesi in cui ancora questo esiste, quindi non è una cosa così. Per noi è lontana, certo, negli anni, ma ci sono luoghi dove questo ancora accade. Ma questo vantaggio culturale, cioè, ma ci vorrà ancora tempo. Ci vorrà tempo e lo ribadisco. Questo è il vero, è la vera azione che noi donne possiamo fare. La vera rivoluzione che noi donne possiamo fare è una rivoluzione di tipo culturale. E non è diventando come voi uomini che questa rivoluzione cambierà, ma rimanendo nella nostra natura, assolutamente. Ma perché guardate che una donna, e voglio riprendere anche il discorso che faceva Clara all'inizio, una donna che è costretta a cambiare la sua natura, cioè a dover diventare aggressiva per poter sopravvivere anche in ambienti lavorativi, in realtà sta uccidendo la propria parte femminile, cioè sta facendo esattamente quello che poi un giorno consente di fare a un uomo o a altre persone, ok? E quando noi siamo costrette a dover fare quello, cioè a uccidere quella nostra parte, come se ci fossimo in qualche modo eliminate un potere enorme. Io ritorno a questa parola potere. Potere significa posso fare, non potere nel senso chissà che cosa noi pensiamo che possano essere i poteri in genere. È ciò che noi siamo nelle condizioni di poter fare. E questo lo possiamo fare già nel nostro linguaggio, nel nostro rapporto con i figli, con i compagni di viaggio, con le compagne di viaggio, con i colleghi, cioè riportare questa autoaffermazione di cui assolutamente, non solo sono convinta, ma posso, ve lo ripeto, dimostrare che è possibile farlo. E questa è una responsabilità del femminile, è una responsabilità delle donne. Non è un caso che si dica che dietro a un grande uomo c'è in genere una grande donna. E non è semplicemente un modo di dire. La donna ha una grande capacità che è da Penelope raccontata nella tela. Cioè la tela, questa capacità di progettare la vita. Progettare, l'etimologia della parola progettare significa proiettare, cioè la capacità di far vedere anche i risvolti negativi di un'azione. Ok? E riesce a mettere in guardia il proprio compagno, il proprio figlio, o comunque anche se fosse una donna che ha una compagna, proprio perché all'interno c'è il maschile, quindi andiamo a lavorare su questa parte di noi che è il comportamento che è la parte che ci fa entrare in relazione con gli altri. Con noi entriamo in relazione con gli altri attraverso il nostro comportamento. Quante volte vi siete sentiti dire sei una brava persona, però non mi piace come ti sei comportato. Quindi veniamo giudicati sul nostro comportamento, cioè su quella parte di noi che entra in relazione con gli altri. E quella è la parte che siamo nella condizione di poter modificare, di poter migliorare. Certo, possiamo migliorare la nostra, non quella degli altri. Possiamo dare gli esempi. Cioè, se io sono un buon esempio, come Penelope lo è stato per noi, quindi un mentore, a forza di dare il buon esempio, le persone mi imitano,
e quindi a forza di dare esempi costruttivi buoni, non ipocritamente buoni, perché insomma non, qui proprio buonismo non c'è posto a casa di Penelope, ma l'esempio invece di parole, faccio azioni, l'azione in cui io credo la faccio, te la faccio vedere, e la gentilezza con cui voglio essere trattata la esercito e ti educo a te, collega, compagno, compagna, figlio, nipote, non so, tutti quelli che volete, gatti, cani, cioè la relazione la costruisco attraverso l'azione che faccio io per primo, e quindi su quello, sulla prima azione che faccio, poi sono nella condizione di dire no grazie a chi mi dice io faccio un'altra cosa, no grazie, io sono Penelope e tiro fuori i broci, li tengo fuori. E per aggiungere quello che diceva lei laggiù con gli occhiali, mi posso fidare delle mie amiche, dei miei amici, di chi mi posso fidare? È un tema trattato molto all'interno del libro. Vi voglio ricordare, nella storia dell'Odissea, che Penelope a un certo punto della sua storia fu tradita dalla sua ancella più fedele. Fu proprio la sua ancella fedele a fare entrare i proci, ok? Quindi di chi ci possiamo fidare? Questo è un tema molto interessante. Come facciamo a capire se questa persona che viene nella nostra vita è qualcosa, è qualcuno di cui potremmo fidarci? Ecco, la capacità di riconoscere di chi possiamo fidarci è dentro di noi. Se io come persona ho imparato a fidarmi di me, so riconoscere i famosi segnali di pericolo, quantomeno riesco a proteggermi. Quindi so riconoscere se la persona che arriva ha buone intenzioni o cattive intenzioni nei miei confronti. Se io non ho smesso di sentire, di avere questo sensore, cioè ho scollegato questo filo, gli altri diventeranno per me o dei, e li metto quindi sul piedistallo, e quindi io sono inferiore, oppure qualcuno da sottomettere, io mi sento superiore. E allora, se entro nella diffidenza di me, divento diffidente verso gli altri e divento automaticamente un traditore. Questo è il meccanismo meccanico che ci porta poi a essere traditori, è come dire, siccome non mi fido di nessuno, frego io per primo, così non vengo fregata. Allora, il trucco è quello. In realtà, cioè tutto il libro verte su questo tema, bisogna riappropriarsi del dialogo interiore, e ci sono miliardi di tecniche per imparare a fare questo, e attraverso questo siamo in grado di riconoscere chi ci avvicina, chi ci sta avvicinando, e ci mettiamo nella condizione di non metterci in pericolo, perché le relazioni pericolose, ripeto, sono tante. Non è semplicemente l'uomo sconosciuto con cui io esco e poi mi ucciderà. Anche, però come ho fatto ad arrivare fino a lì? Come ho fatto a non accorgermi di tutta una serie di segnali che erano evidenti, che non mi hanno fatto rendere conto di questo? E allo stesso modo dipende dall'uomo, anche l'uomo. Io conosco tanti miei vecchi amici che sono stati avvindolati da un certo tipo di donne, sono rimasti senza un euro in tasca perché alcune persone gli hanno portato via tutto. Allora, in quel caso, chi è la vittima? Chi è il carnefice? Chi è in quel caso la persona che è stata fregata? La donna o l'uomo? Solo che quando lo fa la donna, diciamo, ha fatto bene, giusto? Ditemi sì, no, cioè partecipate, giocate con me, perché sennò diventiamo troppo seriose. Quando lo fa l'uomo, lui è brutto e cattivo, cioè lui è il mostro. Scusate, okay. Se lo fa l'uomo se ne è approfittato perché è di qui, perché di là, è di qui, mentre la donna di solito risulta. Quando lo fa la donna che riesce a portarmi via tutto, nel senso vero della parola, lei è stata brava. Anzi, d'accordo o no su questo? No. È per quello che dicevo che il fatto di perdere l'uso di quello, il fatto di perdere la gestualità dei gesti, la visione delle persone, la mimica, perché tu capisci il rapporto tra
tra di noi, tra virgolette, anche se è uno sguardo, se ti guardano in faccia, se non ti guardano in faccia, se stai lì seduto mentre in silenzio non dici né sì né no, non esprimi un'opinione di fronte al tuo, diciamo, sfogo. Quindi sono tutte queste cose che ti portano a capire, secondo me, se quella persona ti è amica o non è amica, o è... può costruirci qualcosa. O ci puoi costruire qualcosa. Per esempio, con qualcuna, se mi manda a quel paese, so perfettamente che mi manda a quel paese perché lo fa per me, non lo fa perché, me lo dico apertamente, con chi ce l'hai, ma con una che non è intervenuta stasera, quella là, è intervenuta poco, ok? Ma che secondo me è fondamentale, no? In una relazione di amicizia, no? Di quelle che vedi una volta ogni X morto, ti manda il messaggino, ecco, ma che è capace di dirti in faccia, oh, non mi scuccio, oh, non mi... giusto? Sto traducendo un po' il nostro rapporto, o che tra virgolette, ecco, piuttosto... relazione, ecco, tutte però, sono relazioni. Però vuol dire tanto. Perché bisogna capire laddove una persona si esprime in determinato modo con un'amica, se è veramente allettata da cuore e lo fa per il tuo bene, o lo fa per deve soltanto criticare e metterti in difficoltà. Ecco. Bisogna essere molto capaci e penso che tu sei stata capace di capirlo. Siamo dotati di grandi sensori, dobbiamo ritornare a riappropriarci di questi sensori. Questa è la mia conclusione di questo spaccato sulle relazioni. Bisogna anche capire da dove vale la pena, ecco, mandare a quel paese una persona comunque dire le cose in faccia o quando poi ci passa a quello che cavolo ti pare. Però adesso invece è diverso, adesso si va a criticare sia la persona che ti sta a cuore e sia quella lì che invece no devi criticare, perché anche se ti sta sulle palle la devi criticare, ecco. E questo secondo me che adesso è diventato un'esagerazione, che tutti devono... Vi do anche questo dato, che è un dato tecnico, che ci aiuta a capire anche meglio perché accadono alcune cose piuttosto che altre. In modo particolare noi occidentali, rispetto ai popoli orientali, siamo stati meno educati a vivere le reazioni, vivere le emozioni. In modo particolare gli occidentali sono stati educati per schema mentale a vivere la parte sentimentale, che è diversa dall'emozione, e a comprimere tutta la parte emozionale perché pare che le emozioni non debbano essere vissute, cioè sono la parte negativa di noi. Questa compressione dell'emozione porta poi a un certo punto a generare la reazione, ok? E quindi l'aggressività. L'aggressività si può sfogare in tanti modi. Chi l'ha capito ce l'ha fatto un business, perché i social sono nati proprio per sfogare la reazione, le reazioni, perché se un popolo sfoga la reazione sui social, sinteticamente parlando, non ti scende in piazza e non ti genera disastri, ok? Questo proprio come schema sintetico, matematico al massimo. Se invece questo popolo, qualsiasi esso sia, qualsiasi esso, anche qua cerco di essere chiara, il governo che è il governo, perché anche qua ci manca solo che mi danno una serie di appellativi, anche ormai mi sono arrivati altri, quindi va bene. Quindi indipendentemente, questi sono proprio meccanismi umani che funzionano indipendentemente dal nostro colore della pelle, dalla religione, provenienza politica, proprio tutti funzioniamo così, ok? Questa compressione dell'emozione a un certo punto deve essere sfogata. Se non viene sfogata in una direzione, che sarebbe quella giusta, che poi alla fine cerco di dirvela così vi do due o tre chicche da portarvi a casa, a un certo punto deve essere sfogata da qualche parte. Il social mi permette di sfogarla, perché se io ce l'ho con qualcuno, mi metto dietro la tastiera, nessuno mi urta, inizio a dire tutto, brutti cattivi, tu vuoi, cioè, e mi sfogo. Quindi questo sfogare, questa forza che dovrebbero essere le emozioni, mi porta a mosciarmi, proprio come un sacco che si svuota. E io divento apatico, cioè l'azione successiva è che, siccome mi sono sfogata, non faccio più niente. Se non la sfogassi e non sapessi governare questa energia, come invece dovrebbe essere fatto, mi verrebbe voglia di pigliare qualcuno sul collo.
Ok? Giusto? Siete d'accordo? Quindi un popolo che ha questo tipo, un'aggregazione di persone che ha questo stesso istinto, io me lo ritrovo in piazza con i forconi il giorno dopo. Ok? Quindi è qualcosa che bisogna governare. La via d'uscita all'utilizzo delle reazioni e delle emozioni è che quell'energia la capitalizzo, diventa il mio capitale, cioè quando sono arrabbiata, anziché mettermi sui social e urlare contro il mondo o aggredire mio figlio, mia figlia, il compagno, il gatto, il fantasma, chiunque, io la faccio diventare forza e quella forza mi permette di realizzare i miei progetti, la mia vita. E allora faccio tante cose contemporaneamente, più cose di quanto uno può immaginare. E il nostro tempo si dilata, anziché fare una cosa in una giornata, ne faccio 100. Come faccio a fare 100 cose contemporaneamente, visto che lei lavora con me? Capitalizzando le mie reazioni. Mi arrabbio, e vi posso garantire che io mi arrabbio molto, ma anziché urlare contro qualcuno, io prendo quella forza e la faccio diventare monete. Monete, proprio come se qualcuno mi avesse dato 10.000 euro. E quella forza la capitalizzo e la investo su un progetto nuovo. E questo è possibile farlo. Noi occidentali non siamo stati educati a fare questo. O ci fanno sfogare o ci comprimono. È una questione culturale. Ok? Alcune popolazioni dell'Oriente invece lo sanno fare bene, motivo per cui sono, per esempio, altamente produttive. Poi hanno una produttività altissima, riescono a avere dei focus. Rispetto proprio verso gli altri. Sì. Come? Hanno anche rispetto. E hanno, anche se in alcune circostanze apparente, ma in ogni caso difficilmente entrano in una relazione litigiosa, non sfogano, non spreadano le reazioni. Ok? Questo però è un dato proprio oggettivo. Quindi. In Occidente noi abbiamo una grossa urgenza di imparare l'educazione relazionale. È proprio urgentissima questa cosa, perché vedrete che imparando questo diventeremo, per esempio noi italiani, un popolo altamente produttivo, altamente redditizio, cioè porteremo a reddito tutta una serie di cose che in genere invece facciamo quel chiacchiere, cioè parole, reali, facciamo tanto, poi nei fatti non abbiamo la forza perché abbiamo sfogato questa energia per chiacchierare invece che per fare. Ok? Questa è per esempio una delle cose che potremmo imparare a fare. In quei paesi però c'è un regime, se non mi sbaglio. C'è anche un regime, ma è perché invece no, qua. Sto facendo un altro discorso. No, allora. Invece vabbè, qui... io scappo perché se mi sviene la moglie è questa da sola. Okay. Però lascio uno spunto. Vai. Come le donne sono cambiate dopo 50 sfumature di grigio. Sono più d'accordo di quanto potessi, di quanto tu possa immaginare. Fa parte del potere del femminile. Quello fa parte del potere del femminile. Grazie della presenza. Ho bisogno di capire se ho capito a questo punto. Vai. Quindi mi stai dicendo che la felicità si raggiunge in due, è una metafora. Stiamo parlando del maschile e del femminile interiore e anche dell'uomo e della donna? Stiamo parlando della... poi hai fatto un domandone, non era, e questa non era preparato, quindi il mio traditore ce l'ho in casa. Allora, la felicità si raggiunge in due, ha più significati, non è solo una metafora, è anche una metafora, ma in realtà è un'indicazione molto concreta e molto pratica. Intanto la felicità, secondo appunto le mie osservazioni, e quando vi parlo dei miei studi, sono appunto la realizzazione di questo sistema che è stato campionato su un sacco di soggetti, come avete intuito, la felicità è l'effetto che si ottiene quando noi siamo in una condizione di condivisione vera. Quindi non è un momento di effimera gioia, la felicità la ottengo come essere umano quando ho lo spazio di espressione e questo spazio di espressione io lo posso condividere
con qualcuno che vede la stessa cosa che vedo io. Condividere viene dal punto di vista etimologico, dalla radice condivido, cioè vedo con, non divido con. Anche qua noi abbiamo a un certo punto portato le parole nel mondo come ci pare a noi, ma un conto è divido con, e anche qua separo, un conto è guardo insieme. Io stasera sono felice. Sono felice, ho cominciato la serata felice perché da quando sono arrivati alcuni ospiti mi hanno cominciato a raccontare delle cose, ho sentito una felicità perché stavamo guardando la stessa cosa, cioè nella stessa direzione. Quindi la felicità è quando incontro un'altra persona che guarda il mondo non come lo vedo io, non esattamente come sono il mio punto, ma che vede quello che vedo anch'io, cioè come dire, lo vedi anche tu questo? E l'altra persona mi dice sì, e dentro di me si manifesta questa sensazione profonda che è la felicità, è come dire non sono più solo, non sono solo io a vedere questo, lo vediamo in due e bastano due persone perché questo accada. Okay? Quindi la felicità si raggiunge in due in questo senso, e soprattutto i miei due interiori, cioè se dentro di me ho messo insieme il mio maschile e il mio femminile, c'è una pace dentro di me, io non ho più bisogno di incontrare l'altro e distruggerlo per avere un pezzo di me, l'altro diventa un valore aggiunto, non diventa qualcosa da cui mi devo difendere, diventa un'opportunità. Cioè io dentro sono unita, sono già questi miei due, si sono già uniti e sono felici, il mio maschile e il mio femminile, chiunque incontro è un'occasione di progresso, cioè chiunque incontro è portatore di qualcosa di nuovo che in qualche modo mi lascia entusiasmo. E poi c'è una regola fondamentale dentro questa frase, la vera comunicazione accade solo a due, cioè io stasera parlo a tutti, ma se avete fatto caso, comunico con una persona per volta, perché la comunicazione ha delle regole matematiche di base, cioè si deve generare un canale, si deve generare un corridoio dentro al quale io faccio passare il contenuto su un codice comune, e questa cosa è possibile a due a due. Io non posso utilizzare lo stesso codice e lo stesso contenuto per tutti. Genero un corridoio una volta con ognuno, una volta con un altro, e quindi se riesco a fare questo siamo felici in due, cioè riesco a far passare un qualcosa e a ricevere qualcosa. Quindi dentro questa frase, cara Alice, traditrice, c'è tutta questa roba qua. Secondo me dentro anche quando, anche se uno dice a condividere, perché datemi del tu, però non mi date del lei, perché già mi sento vecchia. Vedi le stesse cose con la persona, quindi la gente ti piace, la trovi, è bello, però è bello anche secondo me quando si le dà una felicità verso qualcun altro, anche se non è diverso e si discosta tantissimo. Un esempio banale, stamattina sono andata a camminare con una mia amica, lo faccio sempre, a me non piace andare giù in valle, nei prati, quello mi fa schifo, non ce la faccio, e lei piace però. E io stamattina ho detto ti faccio un regalo, io oggi ti porto a fare una passeggiata che piace a te. Io sono stata felice di accontentare lei, per me è stato devastante, perché è stata una cosa bruttissima per me. Però io sono tornata a casa dopo 4 ore che abbiamo camminato, mi pare, siamo andati a Castiglione a piedi, ma sono tornata felice e soddisfatta perché ho realizzato, ho dato un qualcosa alla mia amica. Però perché sei andata a vedere il suo mondo. Sì, okay. Ho accompagnato lei, non l'ho condiviso però, perché comunque non mi piace. Condividere significa guardare insieme. L'ho visto, non significa condividere, significa vengo a vedere quello che sei anche tu. Sì, ho vissuto con lei questa cosa, che lei l'ho resa felice, sono tornata a casa contenta per lei, ma non per me sinceramente, però poi alla fine, però è stato bello, è stata una bella soddisfazione. Però ho detto tra l'anno ci vediamo. Ti faccio la prossima, l'ho fatto solo quell'anno, per l'anno prossimo ti faccio lo stesso. Mi sembra una cosa giusta, cioè una buona mediazione. Sì, questo. È soddisfatta, dice. Molto soddisfatta, sto
imparato tantissimo questa sera. Sì. Sto imparando tantissimo, ringrazio tutti, ringrazio chi è intervenuto, ringrazio l'autrice. Ma non abbiamo ancora finito. Un'ultima informazione che vogliamo raccontarvi, che appunto io voglio lasciarvi questa sera, è chi ha già letto questo libro, perché appunto Il viaggio di Penelope non è un libro di nuova edizione, stiamo appunto facendo uscire oggi le copie assolutamente nuove, appena arrivate, ed è una riedizione con capitoli inediti, ma di un libro che è già uscito nel 2005, scritto nel 2000. Scritto nel 2002, stampato nel 2005, pubblicato per la prima volta nel 2006 sotto forzatura, nel senso che per costrizione, per costrizione, e anche questa volta era un po' andata così. Ok, quindi chiedo sotto gentilmente di abbassare le luci. E sotto proprio minaccia, perché vi diamo qualche, grazie, vi diamo qualche spunto delle recensioni appunto di chi ha già letto questo libro. Bellissimo libro, da non perdere a Berlino, dice Daniela. Invece Emanuela cosa ci dice? Amo viaggiare e ho visto luoghi meravigliosi, ma questo è il viaggio più bello che sto facendo, è scritto per me. Penelope, Alice, Ulisse, eccetera, sembra il film della mia vita. Ora capisco e ascolto la mia parte maschile, Ulisse, che ha sempre dominato la mia parte femminile. Il libro sembra che mi chiami, lo leggo e rileggo, perché è davvero incredibile, la morale. Per la prima volta io mi ascolto. Grazie a Penelope e alla sua autrice, Emanuela. Leggendoti è come evadere da questo mondo perso e ritrovare i valori umani che ad ognuno necessitano per sopravvivere. Ando. Alessia invece ci dice: il viaggio nel maschile e femminile, sempre pieno di scoperte. Penelope è qui che ci accompagna. Cinzia. Io sto finendo di leggere il libro. Il libro continua a chiamare anche me. Alcune parole durante la giornata saltano fuori dal libro e vengono a prendermi per mano e mi portano nelle loro pagine. È un libro vivo. Un libro che danza, che fluisce, mi mette tanta felicità, affascina e stuzzica. Ha una densità e una fluidità incredibile al tempo stesso. L'ho persino sognato e nel sogno danzavo con le parole. Sicuramente uno stupendo mezzo per ritrovare il nostro contenuto. Grazie. Vi leggo l'ultima. Questo è un altro libro, praticamente. Allora, sei un futuro scrittore. Federico ci dice: raramente ho impiegato così tanto a leggere un libro. Penso di averlo iniziato intorno a novembre 2022. Difetto del libro? Anche no. La lettura mi è parsa paradossalmente a tratti più impegnativa nei passaggi più semplici e a tratti più fluida in quelli più ermetici, ma in entrambi foriera di messe in pausa autoforzate. Chiarisco, pause gradite e fruttuose. Sì, perché le riflessioni contenute e suggerite sono dense e profonde e mi hanno suscitato riflessioni dense e profonde riguardando me stesso e le mie relazioni di coppia del passato, presente e futuro, che eventualmente avverranno o, direbbe forse Penelope, si ritroveranno. Da qui l'esigenza di mettere in pausa la lettura per sedimentare. Confido anche che spesso mi sono ritrovato a pensare, pure un po' infastidito, di lasciar perdere e andare oltre, ma forse proprio per quel fastidio. Ogni volta poi me lo sono ritrovato fra le mani per scoprire cosa c'era lì oltre, in quelle rimanenti pagine, e soprattutto dentro e intorno a me a seguito della loro rinnovata lettura. Leggendo ho ritrovato, riscoperto, provato un miscuglio di confusione, smarrimento, curiosità, irritazione, comprensione, senso di solitudine e pienezza, ingenuità, superbia, distacco, rifiuto, tormento, disaccordo, accettazione, serenità, gratitudine e numerose risonanze, intuizioni nei riguardi degli antisimpatici protagonisti, autrice e per loro tramite me stesso. La pagina bianca ce l'avete per questo, per insultare anche l'autrice, come avevo detto prima. Poi dopo arriva anche l'autrice. Sì, sì, arriva. Devo mandare le foto. Sì, sì. Sì.
Sì. Pensieri e considerazioni tortuose, forse. Ma se ti aspetti una lettera interessante, leggera e lineare, a mio parere, allora lascia perdere anche il libro. Se invece vuoi intraprendere anche tu il tuo viaggio di Penelope, dove lo puoi trovare? Pare da nessuna parte, perché è esaurito. Questo libro era esaurito. Sì, questo libro qua non si trovava più. Perché è esaurito e c'è solo da augurarsi che il viaggio di Penelope e l'autrice accolgano il diffuso, mio compreso, caldeggiato invito alla riedizione. Siamo qui e direi un applauso su questo. Pseudonimo in Facebook e passare in prestito il libro a chi me l'ho chiesto, perché questo libro appunto non c'erano più copie, quindi ce lo siamo più volte passati. Qualcuno l'ha fotocopiato, amici, qualcuno l'ha fotocopiato, mia autorizzazione, a un certo punto ho detto fateci quello che volete, basta che mi lasciate in pace, cioè strappate, lo dividete, però libri però passati, cioè assolutamente sì, vissuti è magnifico, spesso vengo in biblioteca e quando li guardo dico chissà chi l'ha letto, chi ha provato l'emozione in questa pagina, che bellissima. E quindi qua adesso tocca a voi, ti voglio le vostre recensioni. Chi lo leggerà magari lascerà una propria recensione e ne parleremo insieme. Io ho già iniziato da qua, è bellissimo. Questa, il libro sulla pagina indietro dice, io ci vedo poco comunque. Ricordo che ogni istante della tua vita è un granello di felicità. Così sì, se devo scegliere tra avere ragione ed essere felice, scelgo la seconda e comincio la mia tela così. Dal primo libro. Fantastico. Grazie. Perché è vero. Io mi ci ritrovo in questa frase qui. Perché se piuttosto che avere ragione di essere felice. Penelope sorprende ancora anche me. Sappiate che io ne ho scritti tanti altri libri, qua ce n'è un altro, ma insomma altre cose che non pubblicherò mai. Questo libro non lo volevo pubblicare perché per me rappresentava una cosa tanto profonda. La frase che troverete all'inizio per chi lo comprerà, c'è proprio scritto: questo libro fu la guarigione al suicidio. Quindi quando io ho scritto questo libro mi chiedevo tante cose, tra cui perché dovevo continuare a stare qua. Ero ancora molto giovane, erano quasi 20 anni fa, non avevo ancora iniziato il mio vero viaggio, perché in realtà poi ho viaggiato veramente, ho viaggiato fisicamente anche in giro per il mondo, perché per generare il mio sistema ho catalogato comportamenti di tutti gli esseri umani presenti su questo pianeta, quindi ho veramente viaggiato fisicamente. Ma in quel momento tante cose mi facevano tanto male, ero assediata, io vivevo l'assedio come tanti di noi, quindi non riuscivo a capire come uscire da questa situazione. Questo libro, che è nato in 15 notti consecutive, la sua prima versione è nata proprio in 15 notti consecutive, io mi sono alzata tutte le notti e scrivevo, ha guarito me. Ancora oggi, dopo 18 anni, questa cosa mi commuove. E pensavo che l'importante sia... Quando ho scoperto di aver scritto questa cosa, la tenevo in un cassetto e le mie migliori amiche venivano a trovarmi a casa e aprivano il libro così come ha fatto lei. E questo libro gli dava delle risposte, quindi lo vedevamo come un libro magico, che in realtà io non avevo mai pensato di poter essere tante cose nella vita, ma scrittrice proprio era l'ultimo dei miei pensieri, sono sincera, cioè faccio altro di mestiere, quindi non era questa la mia via. E a un certo punto è successo una serie di eventi particolari, tra cui appunto situazioni sgradevoli simili a quelle che stanno accadendo in questa epoca, erano tanti anni fa, non c'erano tutto quello che i social oggi ci raccontano, però comunque i giornali c'erano, e un gruppo di persone mi ha detto devi pubblicare questo libro, è il tempo che le persone abbiano questo strumento, perché come ha aiutato alcune persone, compresa te, è bene che questa cosa vada diffusa. E io invece sono stata resistente, era mia, questa roba era mia. Cioè
perché divulgarlo? E vabbè, quindi insomma in qualche modo, e poi soprattutto all'epoca non pensavo di aver scritto una cosa così utile, sono sincera, cioè avevo anche una grande sottovalutazione di me, quindi tutto quello che vi ho raccontato stasera, sappiate che io l'ho vissuto, ho vissuto queste fasi di disistima, sottovalutazione, non sono stata sempre così, ho vissuto dei momenti di grande disagio nella mia esistenza e l'ho trasformati grazie a una serie di cose, ma sicuramente questo libro a me ancora oggi dà delle risposte. E quindi quando poi a un certo punto è successo che l'abbiamo pubblicato, a me sembrava una cosa assurda. La prima volta, la presentazione che è accaduta esattamente 18 anni fa, di febbraio, proprio esattamente di questo periodo, poi io vengo da una città, Terni, che è anche come padrono a San Valentino, quindi fu pubblicato all'interno del Festival Valentiniano, degli eventi per San Valentino, proprio perché parlava anche dell'amore di coppia, eccetera. In questa sala gremita di persone io non riuscivo a tirare fuori una parola, perché mi sembrava inverosimile quello che stava accadendo, cioè non era possibile che io fossi stata capace di scrivere una cosa così utile. Poi nel tempo, appunto, sono passati tanti anni, e questo libro mi ha riservato altre sorprese, ha viaggiato da solo per il mondo, me lo ritrovo persone che non so come abbiano potuto avere questo libro, ogni tanto mi cercano, mi cercavano, ripubblicano, no. Ma quello che invece ancora oggi, perché poi ci sono i capitoli nuovi che all'epoca non mi fecero pubblicare perché era troppo avanti, all'epoca le cose che troverete in questa versione erano veramente sconvolgenti, non me le fecero pubblicare. Questa volta invece, grazie sia all'associazione della parentesi sia all'editore, me l'hanno fatto pubblicare, quindi non vi svelo la fine del libro, del terzo libro, però vi posso dire che io sono riuscita a realizzarmi nella mia vita anche grazie agli insegnamenti di questo personaggio che forse io mi sono inventata, forse qualcuno mi ha ispirato, forse Penelope veramente era così, non lo so. Però questa Penelope per me è stata fonte di grande ispirazione. E quindi spero, almeno questo, vi possa aiutare. E poi adesso basta per un momento per piangere. Non pensare! Grazie! Dopo 18 anni, sullo stesso libro. Io ho un'ultima domanda da farti, ultimissima, e chiudiamo con questo. Dalice, ti chiedo, da dove comincio? Come faccio? Cara Alice, intanto devi cominciare dalla tela. La prima cosa che bisogna imparare a fare è progettare se stessi, quindi l'arte della progettazione. Preparare i fili, quindi i nostri desideri sono proprio come fili veri, quindi bisogna imparare a non intrecciarli, bisogna imparare a predisporli proprio come se fossero dei fili preziosi della nostra tela, darsi un obiettivo. E poi, proprio come si fa una tela, tutti i giorni fare delle azioni costruttive. E Penelope, anche qua uno scoop, lei vi rivelerà nel libro, che non è vero che lei disfaceva la tela, lei lo faceva perché si accorgeva che c'erano degli errori e quindi tornava indietro per correggere quell'azione che stava divenendo difficile per se stessa. E poi, se proprio insisti, ci sono dei laboratori di Life Skills che l'associazione tra parentesi mette a disposizione per tutti i suoi associati. E qui eventualmente ti rivolge al presidente, che non so se lo conosci ma te lo presento, si chiama Mirko Scalzo, e loro fanno delle cose molto simpatiche, sono dei laboratori che durano tipo 3 giorni, quindi roba facile, dove vengono dati degli strumenti a costi abbordabili per tutti, perché l'associazione, se tu non lo sapessi, non ha scopo di lucro, mette a disposizione diversi operatori, tra cui me, che forniscono degli strumenti pratici proprio per l'arte dell'arrangiarsi, in modo particolare la capacità di sentire, quindi di riappropriarsi dei sensori che ci permettono di riconoscere il pericolo, quindi azioni concrete. Grazie. Prego. E se vuoi raccontare qualcosa sulla bellezza? Sulla bellezza, sì, vi dico soltanto che la bellezza è tanto cara a Penelope e ovviamente non è una bellezza estetica, ma è l'arte della bellezza per Penelope è la capacità di compiere la giusta azione costantemente,
cioè l'azione che ha sempre lo scopo di costruire, che per Penelope è il vero amore, e quindi la bellezza per Penelope non ha niente a che vedere con l'estetica, con l'imbellettamento, ma è proprio la capacità, anzi Penelope a un certo punto nel libro dice è proprio nel momento in cui la tempesta si fa più forte, che il femminile in modo particolare deve dedicarsi alla bellezza. E la bellezza è proprio il tema portante del libro, perché Penelope riesce a rimanere viva nonostante l'assedio, nonostante è pretesa dall'antagonista di Ulisse, e lei a un certo punto non ci crede neanche più che Ulisse possa tornare, perché insomma dopo 18 anni manco io ci avrei creduto, voglio dire. Però lei su cosa si rafforza? Sul fatto di rimanere dignitosamente se stessa, e quella è l'unica bellezza di cui Penelope parla. Quindi è la costruzione di gesti costruttivi, sembra quasi un gioco di parole. E su questo vi parliamo di un'iniziativa, tra parentesi, appunto l'associazione tra parentesi ha scelto insieme all'autrice e insieme all'editore Edizioni Gui, Nicola Bergamaschi, di appunto editare e ripubblicare questo libro anche per i valori profondamente incarnati dall'associazione tra parentesi, che assolutamente sono ben presenti all'interno di questo libro. E siccome parlavamo di bellezza e di arti, gesti costruttivi, l'iniziativa che ruota attorno al libro, che ci permette di divulgare il libro, è l'iniziativa Con un fiore. Troverete delle locandine, c'è una locandina qui, ce n'è un'altra davanti, e troverete una pagina dedicata all'interno del libro che appunto ci dà dei cenni, ci racconta che cos'è l'iniziativa Con un fiore. L'iniziativa Con un fiore vuole trasformare con un semplice gesto, trasformare un sasso, okay, perché ognuno di noi può benissimo, tranquillamente, avere a disposizione dei sassi, ci sono in natura, e li può trasformare in fiori, dipingendoli. Mi sembrerà bizzarro, ma questo è un gesto di amore, è un gesto di bellezza, è un gesto che ci permette di riempire il mondo e colorarlo, e tramite questa iniziativa, se vorrete poi partecipare, potrete appunto dipingere il vostro sasso, ne avrete tre possibilità ciascuno, e potrete mettere sul retro del sasso un adesivo, che tra l'altro è biodegradabile, quindi fa, cioè, non dà problemi in natura, e ci teniamo a dire anche questo ovviamente perché deve essere tutto armonico, e questo adesivo permetterà di entrare in contatto con l'iniziativa ad altre persone. Okay? Quindi abbiamo avuto la volontà, come tra parentesi, non solo di ripubblicare questo libro, ma anche di generare questa iniziativa per diffondere queste tematiche, non solo il libro stesso, ma proprio per generare un circuito di bellezza. Per generare relazioni, perché in realtà mi trovo al sasso di questo adesivo, c'è un QR code, inquadrando il QR code la persona può entrare addirittura in relazione con il sasso da dipinto, perché noi comunque come associazione pubblicheremo le fotografie dei sassi, e una persona può dire è mio, l'hai trovato tu, ok, quindi è un modo per rientrare in relazione in maniera assolutamente semplice, economica, zero costo, non costa niente, potete dipingere i sassi con i colori che avete già, e i sassi sono economici perché non sono comprati. E poi non facciamo levare nessuno, l'ambiente rimane. Sì, perché i sassi si potrebbero anche tirare a qualcuno, ma in questo caso scegliamo di fare un gesto costruttivo. Bene, noi vi ringraziamo e lasciamo un attimo di spazio a chi ha ordinato la propria copia, e sul retro della sala trovate le copie disponibili. E vi ringraziamo molto e alla prossima puntata, perché questo ciclo di conferenze è d'altra parte da oggi, ma sarà assolutamente in giro per il territorio italiano, perché abbiamo già un'altra conferenza in provincia di Bergamo, ne avremo delle altre in centro Italia, molto probabilmente a sud Italia, e chissà mai se magari ci rincontreremo su questo libro o su altre attività dell'associazione tra parenti. E poi su questi argomenti, se ci fosse interesse, possiamo scendere in profondità, quindi se vogliamo entrare ancora più nel merito, fare qualcosa di ancora più pratico, e io sono a disposizione, come tu sai, e per me la conoscenza va diffusa gratuitamente, quindi lo dico chiaramente, se c'è bisogno, se c'è il piacere di approfondire questi argomenti, diciamo, facciamo. Okay? Grazie.
Bacio, mi sta parlando dell'aspettato. Grazie a voi, soprattutto all'autrice che ha portato la sua esperienza di vita qui e soprattutto anche la sua esperienza di rapporti umani che penso ci potrà essere utile anche per valutare i potenziali rischi. Me lo auguro. Grazie a lei e a voi. Un'altra copia la omaggiamo alla biblioteca. Grazie mille, grazie. E faccio presente questa modalità di condivisione. Come associazione scegliamo di supportare anche un arricchire la biblioteca di chi poi ci ospita all'interno di queste iniziative, come abbiamo già in programma iniziative. Sì, insomma, mi tocca fare la scrittrice, cioè finisco la mia carriera come scrittrice. Grazie a tutti. Troppo intuitivo. Ci sono mai di chiamare, io dico se non lo guardo.